Una banda di malfattori, servendosi di un autocarro come ariete, smantella una stazione di servizio per impossessarsi della colonnina della cassa automatica. L'incursione ladresca sarebbe scattata verso le ore 15 di domenica e quindi nel momento in cui la stazione di servizio Agip, ubicata nella centralissima via Riccardo D'Alentini, la strada che collega il centro abitato alla stazione ferroviaria, era completamente deserta anche a causa della temperatura torrida. La banda, composta da 4 malfattori incappucciati, per compiere il colpo ha agito senza scrupoli e con il preciso intento di impossessarsi della colonnina della cassa automatica collocata tra 2 distributori di carburante che sono stati letteralmente smantellati con il rischio anche di provocare un colossale incendio. I malviventi, inoltre, per tranciare i fili che collegavano la centralina della cassa automatica, si sono serviti di una scure che hanno abbandonato sul luogo. Dopo aver caricato quindi la cassa sul camion, si sono dileguati con lo stesso automezzo, facendo perdere le tracce. Scattato l'allarme, sul luogo è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, che si è messa subito alla ricerca dei malviventi. L'attività investigativa ha prodotto i primi risultati con il rinvenimento dell'autocarro in contrada Biviere e quindi lungo la provinciale che collega Lentini a Scordia e alla statale 385 Catania Caltagirone. I malviventi, a quanto pare, sarebbero riusciti a trasbordare la cassa contenente l'incasso di sabato e domenica su un altro automezzo guidato molto probabilmente da un altro complice. I poliziotti comunque non escludono che si possa arrivare in tempi brevi alla cattura dell'intera banda di malfattori. E sul fronte dell'ordine pubblico numerosi sono stati gli appelli lanciati anche dal consigliere comunale dottor Ugo Mazzilli. Sì, vero. Già negli anni precedenti, negli anni passati, ho chiesto con lettera scritta ufficiale al sindaco di Lentini di farsi promotore di una riunione del comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica che, come sappiamo, viene presieduto dal prefetto, da sua eccellenza il prefetto di Siracusa. Questa mia richiesta, a onor del vero, è stata sempre disattesa, non so per quale motivazione. So soltanto che a distanza di un anno da quella mia richiesta si fece così una riunione informale, sempre alla presenza del prefetto, ma non era sotto forma di comitato dell'ordine provinciale di sicurezza e ordine pubblico, presso l'aula consiliare del comune di Lentini. Una riunione, dico, a porte chiuse, stranamente a porte chiuse, a cui partecipammo i consiglieri comunali e l'amministrazione comunale, e nel corso della quale io personalmente, essendo stato promotore di questo tipo di azione nei confronti della recrudescenza della criminalità a Lentini, chiesi in quell'occasione al signor prefetto, alle forze dell'ordine presenti, se era il caso di incrementare le forze dell'ordine stesse e se era il caso di creare delle squadre di interforzo fra le varie forze dell'ordine pubblico, cioè creare un interforzo fra Guardia di Finanza, fra Carabinieri e Polizia di Stato, proprio per non lasciare scoperto il paese nottetempo, perché si verificano dei fatti come dire, strani proprio per carenza di personale e di mezzi, che ci sono sere dove insistono nel territorio 3 auto, 3 volanti delle 3 forze dell'ordine, ci sono sere che il territorio è totalmente scoperto. Quindi chiedevo al prefetto, ho detto: Sua Eccellenza, ma perché non si fa un coordinamento in modo tale che Lentini non venga tenuta scoperta? Ebbene, la risposta che io ricevetti quella sera fu di questo tenore: noi abbiamo una dispensa, quindi una dispensa tipo una dispensa alimentare, e dobbiamo utilizzare la dispensa che noi abbiamo. Come dire, le risorse sono queste, non possiamo fare più di quanto stiamo facendo per la tutela del territorio. All'ospedale Cannizzaro di Catania sono nettamente migliorate le condizioni dell'agente della polstrada di Lentini, che sabato scorso è stato investito da un camionista mentre stava prestando soccorso ad un automobilista che era rimasto in panne sull'autostrada Catania-Siracusa subito dopo l'uscita della galleria San Demetrio all'altezza del bivio per Lentini.
Gli agenti della Polstrada, prima di intervenire, avevano proceduto ad installare tutti i dispositivi di sicurezza, quando, per cause che sono ancora in via di accertamento, un camion carico di bombole di gas è piombato contro l'autovettura della Polstrada, investendo l'agente che si trovava accanto al mezzo. Considerata la gravità della situazione, sul luogo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportare l'agente ferito all'ospedale Cannizzaro di Catania. Fortunatamente l'altro agente della Polstrada è rimasto illeso. Tra le tante ipotesi fatte dagli investigatori impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale, non si esclude anche un colpo di sonno dell'autista del pesante automezzo. Il traffico veicolare sull'asse autostradale è rimasto bloccato per diverse ore, mentre numerosi automobilisti sono rimasti intrappolati al buio nella galleria Sant'Emedio, dove nei mesi scorsi l'impianto elettrico è stato completamente smantellato dai ladri.